Siamo qui per parlare del libero consorzio degli plebei. Cos'è questa unità? È un'opportunità politica che passa accanto, che passa dal nostro territorio e che noi come Partito Democratico vogliamo cogliere, vogliamo offrire a questa assemblea aperta. Quello che sono state lo spunto, diciamo, ho avuto con gli amici dei comuni vicini. Al mio fianco abbiamo la professoressa Santa Croce, la quale rappresenta il CID, un'associazione a noi confederata e che con l'occasione diciamo, partecipa con interesse e con un contributo per quello che può essere l'argomento alla nostra riunione. Ringraziamo il signor Sindaco di Valsoldi, ci ospita, i singoli consiglieri comunali che hanno inteso aderire all'iniziativa e quindi i nostri due consiglieri comunali che siedono nello scanno degli assessori, attualmente sono la collega Giardina e il consigliere Sigona. I due appartengono a due gruppi diversi, ma al di là delle battute che a volte fatto il consigliere Spiritoso intende dare in questa sala, i due, come dire, da un punto di vista politico, sono entrambi membri di questo partito ed entrambi, quando si va a politica attiva e diretta verso il territorio, siedono allo stesso posto quando sempre. Mentre per quanto riguarda la posizione di sostegno o di vigilanza attorno all'amministrazione, tutti sapete che Valsoldi regge con il maggioritario primo tempo, quindi a questo punto entrambi possono avere delle posizioni diverse, ma ecco, voglio dire, la politica la fanno insieme. Ringraziamo il consigliere Paolo, che ha aderito all'iniziativa, il consigliere di maggioranza Melita Girasole, Alessandro Allegrezza, Salvo Carlo, ho visto anche Alessandra Allegrezza, se mi dimentico qualcuno mi scuso, ma mi sembra di l'assessore Sandro, il vice sindaco di Palazzolo, e come dite, sì, e poi diamo il benvenuto al consigliere di Modica Giovanni Spadaro, professore di Rosa, altri mi aspettavano, in effetti, ma probabilmente arriveranno man mano. Sì, scusate, il sindaco di Navigatina, sono autorevole, il direttore del Gatti, il signor Di Mauro. E il responsabile provinciale del Partito Democratico, Sergio Zappone, che in questo momento forse è dietro la vostra diraria, vi abbiamo invitato a quello che possa essere l'incontro attuale, però poi potete andare a visitare anche voi. Cosa accade? Non accade nulla, diciamo, da 40 anni. Io ho estratto da Wikipedia un grafico, non lo faccio vedere da lontano, però sostanzialmente questo grafico parla che dal 1861 al 1921 democraticamente il paese è cresciuto da 10 a 18 mila abitanti. Poi nel periodo tra la prima e la seconda guerra mondiale è andato da 18 mila abitanti a 11 mila nel 1936, ha avuto un altro picco nel 51, nell'immediato dopoguerra, e poi da 40 anni il paese oscilla tra 9 e 10 mila abitanti, per quelle note vicende che voi sapete sulla dinamica del territorio, che poi abbiamo scoperto, lo sapevamo già, ma in particolar modo lo abbiamo scoperto adesso, essere problematica un po' di tutti i paesi che aderiscono già a questa iniziativa che stiamo portando avanti. Lo stesso rappresentante di Nevino è molto interessato a questo incontro, al quale non partecipa direttamente perché a noi in questo momento c'è l'infiorata e loro sono particolarmente occupati di questa manifestazione, però lui diciamo l'idea di dargli il suo sostegno, cioè la sua adesione a questo nostro progetto. Cosa dire? Volevo fare un piccolo escurso relativamente alle vicende che mi preme, perché ecco, il nostro partito si occupa di politica, nella forma. Nella forma che propria. E dopo anni di negative esperienze noi abbiamo la possibilità e ancora solo di poter raccogliere un'eredità di soggetti che hanno per anni perseverato attorno ad un'idea, attorno a quei contenuti di solidarietà, di sussidiarietà che adesso vengono manifestati anche da soggetti che in passato sembravano non conoscere questi temi. Noi diciamo che adesso siamo anche pronti a fare delle altre considerazioni, ma le faremo fra poco. Probabilmente, se mi permette, il vostro presidente di
ringraziare il direttivo storico per l'ennesima volta in pubblico, perché è il direttivo storico di questo paese che ci consegna oggi la possibilità di poter continuare a testimoniare una fase politica che in altro modo si sarebbe ridotta a delle allusioni qualunquistiche di chi vince, di chi con chi ci mettiamo. Qua si fa politica, lo facciamo grazie al direttivo storico di Palazzo Le Fede. A questo punto andiamo alla legge. La legge che ci mette insieme in questa riunione è una legge della regione siciliana, la quale anticipando quella che è la posizione del governo Renzi, ha pensato di istituire i liberi consorsi dei comuni. Questi liberi consorsi dei comuni cosa sono? Qualcuno parla di consorsi che opereranno sulla testa dei cittadini, non è così. Chi hanno le visioni costituzionali dell'ordinamento giuridico dello Stato italiano capisce benissimo che nessuna legge può piovere sulla testa dei cittadini per quanto riguarda un argomento così importante. Questa legge sui liberi consorsi prevede innanzitutto una delibera di approvazione da parte della giunta comunale, quindi innanzitutto sono i sindaci che devono parlare e dire se vogliono questo argomento. In seconda battuta c'è la massima espressione del Consiglio Comunale nella sua maggioranza qualificata, quindi ci saranno 10 consiglieri comunali dei singoli paesi che dovranno essere d'accordo su questo argomento. E infine c'è un referendum confermativo da parte di tutta la popolazione, quindi nessuno possa dire che questo argomento viene posto per buttarlo sulla testa di qualcuno, questo è un argomento che viene offerto a questa popolazione, a questa collettività, per una disamina e per una valutazione effettivamente sulle peculiarità che questo argomento può soffrire. Quali sono le possibilità di fare? Fra poco le vedremo nel dettaglio, noi abbiamo fatto un'ipotesi, però le ipotesi ne possono fare anche degli altri. Quello che serve capire da questi primi incontri è che questa non è una battaglia allo smembramento o al semplice accorpamento democratico. Noi purtroppo appunto a causa di quelle politiche dissennate siamo da oltre 20 anni ormai nell'obiettivo 1 della direttiva della Comunità Europea dal 2078 del 92, insieme Sebastiano eventualmente correggerà data e il numero, che ci vede come territorio il cui reddito pro capite medio è inferiore al 75% della media europea. Cioè non stiamo parlando che il nostro reddito pro capite è inferiore al 75% al reddito del Lussemburgo o del Baden-Württemberg. Noi stiamo parlando del nostro reddito pro capite, la media del nostro reddito pro capite, inferiore al 75% del reddito pro capite dell'Abruzzo, del Molise, della Sardegna. Stiamo parlando di questo. Quindi, cioè, se noi da oltre 20 anni siamo ancora nell'obiettivo 1, sicuramente il modo di fare le scelte, il modo di intervenire, non è esattamente quello giusto. Dobbiamo provare delle forme nuove. Allora, le forme nuove cosa sono? Spostare la prefettura di Siracusa e portarla a Modica? Non credo. Oppure spostare l'ospedale da Avo e portarla a Novo? Neppure. Io credo che questo territorio, così per come è, grazie alle eccellenze amministrative che si è votato, perché noi ricordiamo che abbiamo un grado di tale definizione, possiamo ambire a realizzare una nostra agenzia di sviluppo di un territorio ampio, un territorio che va da qui fino al mare, fino al Pozzato, poi voglio dire, nel medio della limitazione noi abbiamo fatto di forza. A queste cose si possiamo anche aggiungere degli altri paesi, perché vedete, attualmente non si sente nulla, però esistono già 9 liste di consorzi, di lettera legge, le vecchie province regionali. Per cui nel momento in cui qualcuno deciderà, non so, ad Augusta, faccio delle cose, oppure a Chiaramonte o a Qualcosa, di dire noi facciamo il libero consorzio con Scordia, non so, cosa confermo. Allora bisognerà immediatamente capire cosa fare. Allora, noi piuttosto che aspettare di rimanere fuori, perché qualcuno non ci sceglie, noi cominciamo a valutare le ipotesi con le quali possiamo scegliere noi. Le condizioni sono semplici. Bisogna convergere attorno ad un bacino di 180.000 abitanti e non lasciare un altro con meno di 150.000.
queste sono le linee massime su cui ci siamo mossi, non abbiamo dato altre indicazioni ai nostri incontri, perché è chiaro che un argomento del genere o lo condivide la collettività, le collettività, oppure non serve a niente. Non toglie che per quanto ci riguarda, noi abbiamo inteso fare questa battaglia non per fare i cronisti, noi abbiamo inteso prendere questa battaglia perché vogliamo portarla avanti, e sicuramente siamo convinti che da questa esperienza avremo una conoscenza nuova di soggetti, di idee, di possibilità che possono restituire a questo territorio, perché ricordo i dati di Palazzo, però in questo stesso periodo la zona di riferimento da 70.000 abitanti è passata a poco meno di 20.000, quindi voglio dire sicuramente in questo periodo è avvenuto qualcosa che né ha favorito l'incremento delle nostre popolazioni né ha favorito l'incremento delle nostre attività economiche. Bene, non vi trattengo troppo, passo la parola alla professoressa Santa Croce. Spero che questo microfono funzioni, devo avvicinare. Innanzitutto ringrazio Paolo per le sue parole, saluto tutta l'assemblea e per iniziare posso dire che parlare di territorio secondo me, a mio avviso, non è mai semplice. Perché? Perché si rischia di entrare in vari tecnicismi. Ecco, io stasera non voglio farlo, non voglio entrare in nessun tipo di tecnicismo. I tecnicismi puoi lasciarli agli specialisti. Però non è altrettanto facile perché si rischia di cadere in contraddizioni. Perché, vedete, credo non basta conoscere i fatti, non basta possedere i documenti, ma è opportuno avere un'esperienza sul campo nella gestione del territorio. Sarebbe come vedere tutti i libri di nuoto del mondo, conoscere a memoria tutti gli stili e poi non essere mai entrati in vasca. Ecco, occorre l'esperienza sul campo nella gestione del nostro territorio. E quindi è bene inquadrare il primo problema, che è appunto questo, l'esperienza sul campo. E come ogni problema, questo problema implica delle soluzioni. E queste soluzioni, come tutte le soluzioni politiche, sono sottoposte, devono essere sottoposte ai giudizi. Ecco, io stasera fuggo sia dai tecnicismi e sia dai giudizi. Io non voglio dare giudizi, semplicemente perché non serve adesso. E non voglio dare giudizi né sulla gestione del nostro territorio passato, né su quella attuale, e né sulla sua evoluzione che ci ha portato fin qui. Ma io credo che, seguendo una semplice logica, logicamente bisogna partire da adesso per guardare al futuro. Quindi bisogna partire da qui, da questo punto in cui siamo oggi, con delle prospettive future, che sono idee pratiche insieme. Perché, vedete, in questa fase politica, della vita politica, sia nazionale che regionale, ogni problematica culturale, sociale, politica, economica, in questo momento è sottoposta a una grande, credo, fase di transizione, a una grande fase di cambiamento. Dunque, io credo che l'unica cosa vera, l'unica cosa certa, sia proprio l'incertezza. E non è un gioco di parole, perché ci rendiamo conto di come non esistano delle linee programmatiche serie, di come non ci siano delle alleanze nette, chiare, definitive, per alcuni anche pulite. Quindi ci troviamo davanti a questo quadro, che è un quadro di grande incertezza. E per dirla come il linguaggio dell'arte moderna, è un quadro astratto, quindi è un quadro di difficile interpretazione. E adesso subentra il ruolo del nostro Partito Democratico. Il Partito Democratico, guardando questo quadro di grande incertezza, ripeto, sia nazionale che regionale, deve dare nuovi impulsi, deve dare, potremmo chiamarle anche delle esperienze concrete, pratiche,
delle parole complementari, perché io credo che senza il rinnovamento non può esistere nessun tipo di riordinamento e senza il riordinamento non esisterà nessun tipo di rinnovamento. Quindi riordinamento e rinnovamento devono essere per noi, per il nostro Partito Democratico, dei fattori che coesistono nell'unità del tutto. E anche questo concetto di unità è importante, perché l'unità non è qualcosa che si verifica così per caso in un giorno di sole, in un giorno fortunato, per fatalità noi abbiamo l'unità. No, l'unità è una condizione resa tale dal coesistere di tanti fattori che collaborano e cooperano insieme. Quindi è una condizione difficile, però possibile. E quali sono questi fattori dell'unità? Questi fattori sono riscontrabili, credo, mediante un'analisi seria, mediante quell'analisi che il Partito Democratico, per esempio, stasera ha detto di fare. E questa analisi non è solo necessaria, ma io credo che sia davvero indispensabile, soprattutto oggi. Indispensabile oggi, soprattutto a seguito dell'abolizione dell'ente provincia. Quali sono dunque questi fattori che cooperano, che collaborano a questa nostra condizione di unità? Beh, sono tanti, però i più importanti credo che siano, per esempio, lo studio e l'omogeneità culturale del nostro territorio, per esempio anche le vocazioni economiche, le potenzialità economiche del nostro territorio. E poi anche, perché no, affrontare i problemi. Il grande problema, la grande piaga della disoccupazione giovanile. E volendo entrare un pochino all'interno di questi fattori, potremmo dire, per esempio, che nello studio dell'omogeneità culturale del territorio essa si può avere solo quando intelligenza e cultura si fondono, perché l'intelligenza senza cultura è vana e viceversa. E quindi quando l'intelligenza e cultura si intrecciano si può dare voce a quel patrimonio culturale comune, per esempio le tradizioni popolari e ancora le realtà monumentali, per esempio il barocco del post-terremoto che lega fortemente Palazzolo a Noto e Noto a Palazzolo, eppure ancora, se vogliamo, le tradizioni nobiliari che ancora oggi lasciano un segno nel nostro territorio, che anticamente legavano, intrecciavano l'aristocrazia alla borghesia, la nobiltà alla borghesia. E poi ancora un altro fattore, come dicevo prima, le potenzialità economiche, le vocazioni economiche del nostro territorio, che sono tante, che sono grandi, che aspettano solo di essere utilizzate al meglio: il turismo, l'agricoltura, la zootecnia. Ecco, però nessuna cosa nell'economia del nostro territorio deve essere più lasciata a caso. È opportuno un programma serio. Ci vuole un calcolo di mezzi, investimenti, un calcolo preciso e predefinito. Solo così potranno essere colte quelle occasioni di rilancio che il nostro territorio deve avere, perché merita di avere. E poi ancora, dicevo prima, anche il grande problema della disoccupazione giovanile che investe il nostro paese, sia nel nazionale che nella nostra realtà regionale, perché nel regionale ci tocca personalmente. Ma noi non possiamo vedere questo problema e altri problemi solo chiusi nella nostra Italia. Dobbiamo sempre guardare ormai nell'ottica dell'Europa e soprattutto nell'ottica, mi correggo, dell'Unione Europea. Quindi credo che la domanda sorge spontanea: come agire? La domanda è semplice. Detto questo, cosa fare? Come agire? Bene, agire con un'azione programmatica. Credo che la parola programma sia una parola importante ed è una parola un po' ostica ancora oggi da molti politici anche di professione, perché per fare un programma serio ci vuole un'analisi seria della realtà, e per analizzare la realtà seriamente bisogna avere delle idee serie per poter comprendere la realtà e modificarla. Quindi, dicevo, un programma, un'azione programmatica che si muova sui binari della conoscenza e del metodo, che naturalmente deve essere per noi sempre un metodo democratico. Solo così si arriverà ad effettuare delle scelte. Le vere scelte sono sempre le scelte consapevoli, e queste scelte diventano consapevoli solo se filtrate dal coinvolgimento dei cittadini e delle loro istituzioni,
in primo luogo credo del Consiglio Comunale. Ecco, quindi io questa sera auguro unità, quell'unità vera di cui ho già parlato, perché la vera unità porta alla stabilità. Auguro collaborazione, perché la collaborazione è quella colonna che si fonda sul terreno della temperanza, della mitezza e dell'umiltà anche. E quindi auguro un'azione pratica, un fare, un agire. Vedete, il Partito Democratico non è un tempio dove si entra e si recitano a memoria parole su parole su parole. Io credo che il Partito Democratico sia fatto da uomini che hanno degli ideali, non solo, ma cercano di metterli in pratica, gli ideali della lealtà, della trasparenza. Però questi ideali, senza il rispetto, diventano nulli, diventano vani. E io credo che il rispetto nasca dalla dignità personale di ognuno di noi. Quando si possiede dignità, noi possiamo avere rispetto prima di noi stessi e poi degli altri, degli individui che ci stanno accanto e quindi che formano la nostra società, la nostra collettività. Ecco dunque questa azione programmatica, questa azione pratica che, come dice il nostro segretario, deve essere volta a esaltare il nostro territorio. Noi dobbiamo volere di più, dice Paolo. Dobbiamo volere di più perché il nostro territorio merita di più. E abbiamo i mezzi per dare di più a noi e al nostro territorio. I mezzi sono l'umiltà, l'entusiasmo, le idee, la concretezza, anche la maturità e la consapevolezza. Solo così potremo realizzare un'agenzia di sviluppo mirata proprio a progredire e a far aumentare le potenzialità anche economiche del nostro territorio. Ecco, io auguro tutto questo stasera. Auguro altresì una buona continuazione, un buon proseguimento a questa assemblea e a tutti i rappresentanti. Buon lavoro. Voi ci sono delle sedi. Saluto i consiglieri di Cipria e Luca Russo, il dottor Luca Russo, che vedo adesso perché prima un attimino mi ero più visti da lontano. Allora, adesso passo la parola all'architetto Cucchieri che interviene in merito ad una delle questioni di collegamento con i paesi che abbiamo un po' così delineati in questo schema, se vedete qua accanto. La parola a te. È opinione corrente pensare che attuare una rivoluzione sociale costituisca sempre un momento di miglioramento delle condizioni di vita di una comunità. Mi spiego meglio, non sono un rivoluzionario. È evidente che non pensiamo ad una rivoluzione bellica con molti feriti, bensì ad una rivoluzione intesa come stravolgimento della situazione economica, sociale e quindi politica della nostra società attuale. E quindi in quest'ottica la situazione stagnante che regna nella provincia di Siracusa e di Siracusa necessita di un momento di rottura, di una discontinuità sociale per affrontare un nuovo, per allontanarci da questo momento storico di crisi ed affrontare un nuovo momento storico di crescita e di sviluppo tutto. D'altronde, la storia ci insegna che ogni stravolgimento nella vita di una comunità ha portato sempre delle novità, degli aspetti positivi e costruttivi che sono sempre in grado di imprimere un nuovo modus vivendi, un nuovo modo di vivere, di affrontare la realtà e renderla più complessa e più partecipata. Questa nuova ricchezza sociale che dobbiamo aspirare indubbiamente porterà a una condizione di vita più elevata, più consona alle nostre esigenze di vita. Quando parliamo di costituzione di un consorzio di comuni del sud-est, come un momento per realizzare una nuova ricchezza sociale,
Chiaramente non intendiamo ricchezza sociale intesa come un proliferare di servizi sociali e quindi una nuova prefettura, una nuova prefettura, questura o genio civile. La ricchezza sociale che intendiamo noi è bensì un accentuarsi dei rapporti tra politici e cittadini, tra forze economiche, produttive e artigianali, tra professionisti o semplici operatori economici presenti nel territorio. È intuitivo pensare che concentrando l'attenzione su un territorio delimitato nascono, vengano alla luce le carenze endemiche dello stesso territorio e quindi in quest'ottica si possono attuare politiche di studio e di intervento per risolvere appunto queste carenze. In quest'ottica, per esempio, potremmo pensare alla risoluzione di alcune filiere della produzione agricola delle nostre zone, ma anche al volume di ricchezza sociale indotta se attuassimo una razionalizzazione, un nuovo ripensamento, un'attuazione del miglioramento, per esempio, della rete viaria presente nelle nostre aree. Attuando questa politica si eliminerebbero le distanze, accorciando i tempi di percorrenza e attuando rapporti economici e sociali che indubbiamente comporterebbero un aumento della ricchezza sociale diffusa attualmente presente nella nostra provincia. È evidente però che questa nostra missione di rivendicare l'esistenza del libero consorzio del sud-est della Sicilia si scontra fortemente con quelle politiche attualmente in atto che per esempio vedono un mega consorzio che va da Gela a Catania passando per le province di Ragusa o di Siracusa, o invece quello che ci vede come area periferica dell'ampia area metropolitana catanese. Purtuttavia è anche vero che in un momento storico come l'attuale, nel quale con le votazioni della prossima settimana tentiamo di costruire una nuova Europa con nuove forme di governo e di intervento sul territorio, apparentemente, ma solo apparentemente, parlare di libero consorzio del sud-est della Sicilia sia una contraddizione. Una contraddizione perché le politiche economiche determinate, stabilite a livello europeo necessitano di un ente intermedio, necessitano di un ente territoriale che conoscendo meglio il territorio le attui e le realizzi. Ma non solo, sin dal 2002 l'UNESCO ha inserito tra i siti patrimonio dell'umanità le città del Campo Barosco della Val di Noto, sud-est della Sicilia, tra i siti appunto patrimonio dell'umanità, riconoscendo quindi sia l'identità storico-culturale delle nostre aree urbane, sia un unitario valore antropologico del territorio di riferimento delle nostre aree. Dal punto di vista burocratico, le motivazioni che hanno condotto l'istituzione delle nostre aree come sito UNESCO sono riportate nella 26esima rapporto della Commissione UNESCO, che è solamente 8 città del sud-est della Sicilia sono inserite in questo elenco. Queste sono Caltagirone, Militello Val di Catania, Catania, Monica, Noto, Palazzolo, Ragusa e Scilli. Tutte ricostruite dopo il terremoto del 1693. Ma al di là delle testimonianze storiche del tempo, bisogna evidenziare come, per esempio, i territori comunali di Ispica e Rosoliti
sono materialmente compresi tra i territori di Noto e Modica, oppure quelli posti a nord, come Buscemi e Serra, sono materialmente prossimi al territorio di Palazzolo. Tutti hanno caratteristiche storico-culturali similari ed anche urbanistico-architettoniche. Quindi, idealmente, potremmo reintegrarli nel contesto storico di riferimento del sito UNESCO, definendo così un bacino territoriale similare alla circoscrizione che dovrebbe costituire il libero consorzio dei comuni del sud-est della Sicilia. Le motivazioni che hanno indotto l'UNESCO ad istituire questo territorio come sito UNESCO sono di altissimo valore storico-culturale e possono essere prese come riferimento di una formazione storico-culturale che deve necessariamente avere il consorzio dei comuni del sud-est della Sicilia. Queste motivazioni possono così essere riassunte. I centri rappresentano un capolavoro creativo del genere umano. Questi rappresentano un importante interscambio di valori su un arco di tempo e un'area geografica definita, con particolare riferimento all'architettura, all'urbanistica, alle opere d'arte, alle chiese, per non dimenticare la costruzione del paesaggio rurale. I centri costituiscono un eccezionale esempio di costruzione urbanistico-architettonica che illustrano una o più fasi significative della storia umana. In pratica, i centri della Val di Noto che a noi interessano rappresentano un notevole impegno collettivo condotto con successo ad alto livello per la rappresentazione architettonica e artistica, in perfetta armonia con lo stile tardo barocco dell'epoca. Essi rappresentano delle innovazioni esemplari anche in fatto di pianificazione ed edilizia urbana. Queste motivazioni di un'appartenenza storica ad una comunità di centri urbani che assieme alle motivazioni per un'appartenenza ad una realtà agricola, regionale, industriale o turistica possono costituire le basi storico-culturali fondamentali per l'istituzione del territorio, nel nostro territorio, del libero consorzio di comuni della Sicilia Sud Orientale in coerenza con le origini e con la storia del luogo. Grazie. Ringraziamo la Pietro Bucchieri e passiamo la parola al giovane della Giardina che ci illustra un attimino come intendiamo fare questo. Buonasera a tutti. Prima di parlare di questo progetto, vorrei dare alcuni dati che vengono fuori da una statistica fatta dal solito effetto di 4 ore, che sono relative al 2003. Le statistiche sono, spero che non siano veritiere, che non siano attendibili, perché il quadro è piuttosto deprimente. Quando nella qualità della vita del 2003, tra l'altro abbiamo come prima provincia la provincia di Trento. Su 107 province, la provincia di Ragusa era l'84° posto. La provincia di Ragusa è all'84° posto,
la provincia di Siracusa ha votato al 9° posto, questo su 107 province di Bari. Ce n'è un'altra che è ancora più permanente. Si tratta dell'Italia del benessere, cioè il benessere interno nord del paese. Su 103 province, la prima è Forlì e Cesena. Siracusa è dominata da lei. Siracusa è l'ultimo minuto, è la 103. Chi ha fatto questa statistica ha dato dei punteggi, i quali punteggi la loro media da 100. Le province che stanno di sopra di 100 sono delle province che hanno una qualità, un benessere positivo. Quelli che stanno di sotto di 100 sono quelli che hanno un benessere negativo. Ebbene, noi altri ci troviamo al 94° posto e abbiamo un punteggio, cioè che parlo di Siracusa, Siracusa si trova al 94° posto su 103 e ha un punteggio finale di 62,4, mentre la prima Cesena, Forlì e Cesena è a 170. Significa che Siracusa ha 38 punti in meno della media delle province d'Italia. Siracusa, che all'ultimo posto si trova a un punteggio di 44,5 ed è almeno 56 dalla media nazionale. Questi dati ci devono farci sapere, io spero che non siano dei piedi. Non lo sappiamo, però questi dati perché li ho detto? Non c'è cosa per dirci. Ma per dare un senso a questo grafico, a questa cartografia, perché peggio di così sicuramente questo libero consorzio che noi andiamo a istituire non possiamo fare. Quindi il sotto di così non possiamo andare. Anzi, si spera che questo libero, nuovo libero consorzio possa andare in una situazione migliore. E vi voglio parlare di questa ipotesi che possiamo chiamare nel progetto. Noi altri abbiamo messo qui i comuni della provincia di Siracusa e della provincia di Siracusa. Il nostro consorzio si sviluppa in confine tra la provincia di Siracusa e quella di Siracusa. Abbiamo individuato quali sono i comuni che dovrebbero fare parte e abbiamo anche pubblicato dove si trova, cioè gli abbiamo dato un po' di geografia. Vi do alcuni dati relativi a questo progetto. La provincia di Siracusa, ormai soppressa, ha 399.469 abitanti, quasi 400.000 abitanti, e una superficie di 2.124. La provincia di Siracusa ha 310.220 abitanti e una superficie di 1.524 km². I comuni che dovrebbero far parte di questa ipotesi, di questo progetto, sono Aola, Noto, Pachino, Rosolini, Palazzo Lagrede, Cagliettini Bagni, Porto Paolo, di Capopastero, Ferma, Bucchieri, Cusceni e Cassaro. Questi comuni hanno una superficie totale relativa soltanto al territorio di Siracusa di 124.973 abitanti.
che sono il 31% dell'intera popolazione della provincia di Siracusa. La superficie in chilometri quadrati è 1.029, pare al 48%. Il 48% è alto perché naturalmente il territorio di Noto è di 555 chilometri quadrati ed è il 26% dell'intera superficie di Siracusa, cioè praticamente più di un quarto del territorio appartenente. Poi seguono altri comuni della provincia di Siracusa, sono Modica, Scicli, Pozzallo, Ispica, Monte Rosso Albo e Giarratana. La superficie degli abitanti di questi comuni sommano a 120.316 abitanti e sono pari al 39% degli abitanti di Siracusa. I chilometri quadrati sono 560, pari al 107%. Tutta la somma di questi comuni arrivano a 245.789 abitanti, pari al 35% della somma delle due province, e 1.590 km quadrati, pari al 43% della somma delle due province. Quindi, in base a questi dati, per quanto ci riguarda il numero di abitanti, il nostro progetto si può fare e resterebbero alla provincia di Siracusa il 69% degli abitanti e il 52% del territorio. A Siracusa 189.000 abitanti fa il 61% e il 63% dei chilometri. Quindi il progetto per quanto riguarda i numeri è possibile fare. A questo consorzio abbiamo dato un nome, abbiamo dato il nome di Sud-Est Ibreo. Sud-Est Ibreo perché la maggior parte di tutti questi comuni sta nel sistema montuoso di Ibreo, che è un sistema molto esteso. Va fino a Mineo, al nord, tra la zona di Catania, arriva fino a Vittoria, e poi comprende tutta la provincia di Siracusa, grandissima parte della provincia di Siracusa. E quindi il nome di Sud-Est Ibreo va bene, soltanto tre comuni toccano sul sistema montuoso. E sono Pozzallo, Pachino e Porto Palo. Però guarda caso, la posta che si trova tra Pozzallo e Porto Palo si chiama Costa Ibrea. Se noi mettiamo nel sistema di assi cartesiani al centro di centro a Bocchieri, naturalmente il nostro consorzio si trova a sud-est. Ci sono da fare alcune considerazioni. Questo grafico. Le considerazioni sono necessarie perché questo progetto è molto complesso e difficile, però le cose che bisogna dire, e quindi queste considerazioni sono le seguenti. Noi abbiamo qui quattro comuni che sono quattro comuni principali, che sono Ava, Noto, Modica e Scicli. Questi comuni hanno un'importanza sia per il numero di abitanti, sia per la vastità del territorio, e sia anche hanno un'importanza per l'ubicazione in cui si trovano. Questi quattro comuni, che io chiamerei leader, se consideriamo questo grafico come una scacchiera per il gioco degli scacchi, come per città regina, per l'importanza che hanno, questi quattro comuni sarebbero il nucleo di tutto il sistema, e i loro abitanti sono 135.000, pari ai due terzi
del numero di abitanti che ci servono per fare questo consorzio. Se questi quattro comuni riescono ad aggregarsi, e allora è probabile che questo consorzio possa essere. Assieme a questi quattro comuni cittadini ce ne sono però alcuni che nel gergo del gioco degli scacchi potremmo chiamare i comuni torre, e sono quelli che stanno al limite della costa sud. Questi comuni sono Pozzallo, Pechino e Portovale. Stanno al limite della scacchiera, e se questi qui si arroccano e non aderiscono a un progetto, mettono fuori gioco, per esempio Portovale mette fuori gioco Pechino, Noto, Aula, e arriva fino a Cercati di Fagno. E naturalmente senza questo territorio sarà difficile riuscire a fare, a metterlo in cantiere. Nello stesso modo Pozzallo, se non aderisce, mette fuori Lodi e Lascito, cioè due città vicine. Poi sì, ci sono anche quelli dei comuni che io ho chiamato Cavallo, che questi due possono saltare da un consorzio all'altro senza creare nessun problema. Per esempio Bucchieri di Ferro, Cassano, Palazzo Lateni, Cancantini Bagni possono stare tranquillamente dopo Siracusa oppure con il nuovo consorzio, mentre Monte Rosso può fare lo stesso. C'è un comune, poi Rossolini, che ha un passaggio verso Ragusa, lo stare questo qui, stare sia con Ragusa che con il nostro consorzio. Allora, a questo punto i dati sono, che vi ho dato, insomma, vi danno un'idea un po' della complessità e della situazione. Naturalmente questa qui è una sfida, è una sfida e forse anche una scommessa, però penso io che valga la pena metterci mano. Io penso che se i comuni che formano il nucleo riescono a integrarsi veramente gli altri, poi anche per simpatia, per l'azione, prima di chiudere vi voglio dire un'ultima cosa. Io negli anni 80 vivevo a Forlì e lì ho avuto modo di assistere alla guerra che il comune di Rimini e gli altri comuni della Riviera Romagnola hanno fatto alla provincia di Forlì. Il comune di Rimini si voleva appropriare dei suoi territori e li voleva tutti i costi. Il comune di Forlì non li voleva dare. Nel 1992 il comune di Gine è riuscito a diventare provincia, si è appropriato dei propri territori e il comune di Forlì della Torticera. Ecco, noi dobbiamo riflettere su questo fatto. Dobbiamo chiedere perché Rimini voleva i suoi territori e perché non li voleva dare. Quindi ringrazio davvero l'attenzione. Bene, diamo la parola al consigliere Simone e poi invito i sindaci a esprimersi per primi rispetto all'argomento. Grazie. Forse non ho bisogno di presentare. Grazie Paolo, buonasera, benvenuti a questa assemblea pubblica finalmente, dopo due mesi, penso quasi due mesi, dalla legge 8 del 2014 che istituisce libere consorzie le aree metropolitane. Pensavo che già l'assemblea pubblica cominciasse prima, perché è una materia importante. Che
ambientale, il legislatore ha già disegnato che sono i 9 consorzi rimanendo le 20 province, ma lascia liberi i comuni di consorziarsi liberamente. L'importante è che si sono 180.000 abitanti e così possono fare dei liberi consorzi. Questo progetto del sud-est ibreo va bene per nostra, diciamo, cultura, ci porta a essere uniti verso questa zona. Certamente in tutta la regione siciliana ancora, diciamo, non c'è tutto questo movimento, questo frammento, quello che dicevo poc'anzi, nemmeno nella nostra zona. Io parlo del mio paese, in qualità di consigliere comunale, se ne parla così spassionatamente in piazza, non riusciamo ad attecchire con la gente, a far capire che cosa sta cambiando, perché è un grosso cambiamento in atto territoriale e ne va del nostro sviluppo, perché le decisioni che prendiamo oggi li pagheranno anche i nostri figli, non solo a Palazzona, ma per l'intera regione siciliana. Bisogna ponderare quali sono le decisioni che dobbiamo prendere, capire quali sono le decisioni. Noi consiglieri abbiamo una grossa responsabilità e se ci siamo candidati, siamo consiglieri, ci dobbiamo prendere la responsabilità e capire dove andiamo e che cosa dobbiamo fare. È importante comunicare con la gente, come hai detto tu Paolo, giustamente, dove 2/3 la maggioranza qualificata, ma è ben auspicabile che sia l'intero Consiglio Comunale che deve votare all'unanimità, ma poi c'è il referendum e anche questo è pieno di ostacoli, perché non è che le lasciamo il nostro piccolo comune che può significare per i voti quello che può significare, ma nelle grandi aree circoscrizioni non lasceranno in pace nessuno, perché hanno tutta la piccola porticella che si devono coltivare e interverranno anche lì per spaccare, per staccare. Insomma, io non voglio entrare tecnicamente, l'hanno fatto già benissimo sia tutte e tre della segreteria, ma politicamente sì, politicamente dobbiamo pensare quello che dobbiamo fare. Certamente dopo di questa ne verranno altre, ci dovranno essere delle assemblee ancora pubbliche, far capire che cosa si vuole fare, perché qua stiamo parlando dello sviluppo del nostro territorio. E su questo dire, beh, ma io il mio auspicio, lo dicevo poco fa a Sandro, e sarebbe quello di unire Siracusa a Ragusa per contrastare le aree metropolitane. Attenzione, non è che lo dobbiamo cogliere, non dobbiamo fare questo passo, perché sennò rimaniamo delle piccole mani, perché le prossime aree metropolitane aggrediranno quegli altri piccoli comuni e si allargheranno. E poi Siracusa a Ragusa, io dico una cosa, io rappresento il mio nome di rappresentare la CISL a Palazzo. La CISL l'ha fatto un anno e mezzo fa, con un anno di percorso difficile, non è stato facile, perché si è dovuto tagliare come si è dovuto tagliare, ma ha unito e c'è una sola US, Unione Sindacale Territoriale, Siracusa Ragusa. Non esiste più l'US di Siracusa, non esiste più l'US di Ragusa. La CISL ha unito Siracusa Ragusa. Pensiamoci anche, piano piano, dobbiamo parlare con la gente, con i sindaci, dobbiamo parlare con i consiglieri comunali, ma questo è anche un percorso da fare. E poi internamente, durante che è stato svolto il percorso, ci possono essere delle zone forti per creare sviluppo, dobbiamo pensare anche a questo. Questo mi sento di dire, ho voluto partecipare. Grazie. Ringraziamo il consigliere Simone, sono anche molto condivisibili, perché questa è solo una delle ipotesi possibili, ce ne sono anche altre, ben vengono, intanto abbiamo proposto un'iniziativa, diciamo, di massima. Chi chiede prima la parola, il vicepresidente dell'ANCI o il sindaco di Valzolo? Allora gliela accordiamo. Da tutti gli intervenuti e porto il mio pensiero personale, che
è un pensiero che parte certamente con il ruolo che sto svolgendo a livello regionale attraverso l'associazione dei sindaci, di un confronto molto schietto e chiaro sulla questione, che ci chiama a discutere, a ragionare su questa vicenda che, lasciatemelo dire, voglio utilizzare termini che me lo sono imposto, chiari, netti e senza mezze parole, perché poi diventa tutto un esercizio di stile da dare in pasto all'opinione pubblica senza poi trovare il filo conduttore di quello che si fa. Il momento è quello che è, il momento è tremendamente drammatico, noi non dobbiamo fare l'errore di valutare le questioni e anche nel caso specifico questo momento in maniera ordinaria, ma trattarle in maniera straordinaria. E partirei dalle considerazioni fatte un momento fa di concretezza, di consapevolezza, di umiltà, di strategia, di chiarezza nel mettere sul campo un programma di intervento che poi ha una strategia per arrivare all'obiettivo finale che ci siamo dati. E vi chiedo prima di iniziare questo percorso tutti insieme di grande riforma istituzionale di riflettere su una questione. Fin da quando faccio politica non ho visto mai una legge che aspetta un'altra legge per essere applicata. Questa è una legge votata da un Parlamento e ci si dice che fra 6 mesi ci sarà un'altra legge che potrà applicare la legge. Per capirci meglio, io la vedo come una cornice senza palla. E noi stiamo parlando stasera di un'eventuale posizione territoriale, ricomponimento territoriale. Attenzione, non può essere frainteso, tutti vogliamo le riforme, tutti vogliamo che il cambiamento ci consegni il miglioramento della qualità della vita, tutti immaginiamo delle riforme che migliorano i servizi, ma dovremmo avere già tracciata un percorso chiaro, consapevole e concreto. Come si fa a decidere con quale comune sta se non si sa quale funzione e quale competenze hanno i liberi consorzi? Oggi noi abbiamo un dibattito sulla questione territoriale. Possiamo comporre, scomporre, ricomporre, unire, sdregare, ma non sappiamo se poi alla fine, rispetto alle considerazioni fatte da chi ha creato la legge, votato la legge, fra 6 mesi mi trovo competenze e funzioni che non ho considerato nel metterli insieme e scendo nel particolare. Creare le SRL con perimetro provinciale significa coordinare il sistema dei rifiuti, non è semplicemente un calcolo geometrico, è perché all'interno della SRL si collega al piano di intervento dell'impiantistica regionale e quindi si pensa che coordinandosi con la regione io gestisco i rifiuti della SRL in provincia di Siracusa, avendo a disposizione strutture sovraccomunali che provengono da un ragionamento politico e poi normativo che la regione mette in campo. Se mi salta questo collegamento, non ha senso che esistano le SRL con i suoi consigli di amministrazione e con i suoi impianti, perché io faccio altro. Fra poco uscirà una nuova norma sull'acqua, sulla gestione del sistema idrico integrato, che terrà conto solo esclusivamente per legge dei bacini idrografici. Allora io devo capire perfettamente come si fa a rendere efficace, efficiente, funzionale un sistema idrico integrato rimanendo attaccato al proprio bacino idrografico per fare in modo che gli investimenti vadano a migliorare il servizio. Lo stesso possiamo dire per le politiche sociali, lo stesso possiamo dire per la programmazione dei fondi strutturali e comunitari. Io capisco che c'è la fretta di riformare di nuovo. Ma noi finalmente come territorio dobbiamo fermarci un attimino e rivendicare altre questioni, e se poi è giusto che ci si mette insieme ricomponendo e ricreando altri meccanismi, altri strumenti per fare migliorare la vita dei nostri cittadini, lo si faccia. Noi oggi stiamo facendo un ragionamento che il giorno 25 si voterà per l'Europa, c'è l'Europa degli Stati, l'Europa che può scendere nelle regioni, dalle regioni si scende nei territori. E ognuno di questi attori a scendere dovrebbe avere un ruolo nella strategia complessiva di sviluppo per ridiventare competitivi come territorio. E allora io mi pongo il problema e dico,
Che senso ha oggi dire io sto con Cagliattini, sto con Pachino, sto con Portovano? Per quale disegno? Per incastrarlo in quale strategia? Per metterlo a disposizione di chi? Allora la battaglia politica che i territori devono fare è quella di capire perfettamente cosa sta accadendo da qualche anno in questa parte. In Sicilia sono riusciti a staccare la mia terra dalla costa. Questo è il dramma complessivo, quello che sta accadendo. E non c'è nessun gruppo politico che sta pensando a come ricollocare il sistema produttivo, il sistema che produce ricchezza in Sicilia, collegando nuovamente questi due pezzoni di territorio senza che ci sia possibilità di fare interventi strutturali. Io è dal 2001 che sento dire che tutta la Sicilia, attraverso i fondi strutturali, bisognava dotarla di banda larga. Cioè pensavamo che già nel 2014 noi avessimo avuto già tutta la banda larga attraverso i fondi strutturali, in territoriale interne hanno la possibilità di poter riprendere a produrre, ma se io cammino nella nostra area interna e faccio un giro con la macchina, guardando attorno vedo il deserto, non ci sono più le condizioni per agganciarsi, per ritornare all'azienda, non ci sono le scuole per poter dire una famiglia torna a vivere nell'area interna, non ci sono i servizi sanitari per poter dire io vado lì e non rischio di morire di infarto perché ci voglio tre quarti d'ora o un'ora per arrivare nel primo ospedale. Allora quando si fa una riforma e si mette sul campo la riforma e si butta in pasto all'opinione pubblica, bisogna che all'interno di questa riforma, all'interno di quella cornice, siano questi gli argomenti che bisogna trattare oggi. Poi dopo vediamo se ci lega e se siamo legati dalla cultura, dalla storia, dalla tradizione, dall'identità, che è giusto e che sono valori che vanno tenuti in conto quando ci sediamo attorno a un tavolo per discutere. Cosa significa oggi, nella straordinarietà del momento, partiamo e facciamo ragionamento del sud-est? Quando l'architettura istituzionale regionale doveva partire dalla riforma della regione, cosa significa riformare solo un settore di una macchina che non cammina più? E se tutti siamo convinti, e lo dice la legge, non è che lo dice Paolo, lo dice la legge al comma 1 dell'articolo 1, per rendere più economici i servizi, per garantire i servizi, allora parliamo di spending review, parliamo di abolizione di democratici, di consiglieri e di ruoli politici, che ci può costare, ma non è un ragionamento che sta puntando a una riforma complessiva dell'architettura istituzionale regionale. E se immaginiamo che oggi per fare mettere in moto questa riforma, la deve mettere in moto una regione siciliana che scora oggi, che squilibra il proprio bilancio di 600 milioni di euro e che dovrà andare a trovare, altrimenti andremo in dissesto, chi finanzierà queste operazioni dei nuovi consorzi? E se immaginiamo che oggi, con un colpo di coda, in una notte, sono state non abolite le province, attenzione, svuotate le province, dove praticamente in provincia di Siracusa sono di stipendi l'anno, la provincia di Siracusa con il numero di dipendenti che ha spende quasi 18 milioni di euro l'anno, se andate a vedere la finanziaria regionale, l'articolo 8, trasferimenti alle nuove province regionali solo 10 milioni di euro, quindi significa non ci sono i soldi per poter pagare gli stipendi dei dipendenti provinciali. Se poi analizziamo nel suo complesso e nella sua interezza, non sappiamo se i liberi consorzi possono incassare la somma proveniente dal permesso auto oppure dalla trascrizione dei prezzi, che hanno i fondi di finanziamento per le province. E quando si fa una riforma non si verifica economicamente. La riforma non è sostenuta da un'amministrazione economica e fra poco non si pagheranno stipendi e non ci sarà e non si capirà chi dovrà manutenzionare 1700 chilometri in provincia di Siracusa e 10.000 in Sicilia, chi manutenzione alle strade provinciali, o chi in provincia di Siracusa dovrà fare la manutenzione a 60 istituti superiori, o chi dovrà fare i servizi ai disabili con ASA nelle scuole superiori. E poi ci si viene a dire i comuni saranno i nuovi soci di questi consorzi. Allora, essere nuovi soci di questi consorzi significa, nel disastro e nel disagio complessivo dei comuni, avere consapevolezza
avere completezza, avere le idee chiare su qual è il ruolo che il comune di Palazzolo dovrà andare a decidere all'interno di un consorzio senza avere risorse che sostengono queste iniziative riformatrici. Io voglio capire come si può dare spazio a un'iniziativa di questo tipo senza avere le idee chiare di come noi agganceremo il treno della riforma. Allora le riforme li possiamo fare. E io ho anche la mia idea territoriale, da quale punto partire e da dove arrivare. Io ritengo che se il principio della norma è quello di fare spending review, io credo che l'area vasta che vada collocata sia un'area sempre più ampia. Io ritengo che la provincia di Siracusa con la provincia di Ragusa vada messa insieme complessivamente, provando a utilizzare le famose identità che parlano di turismo, che parlano di agricoltura, di agroalimentare, recitando un ruolo all'interno di una strategia regionale che non c'è oggi, che non c'è e che non sta né sulla carta né sulla teoria dei ragionamenti della politica. Allora immaginiamoci uno scenario diverso, una rivendicazione diversa, sicuramente la riforma deve partire dal basso. Partire dal basso significa, oltre a trovare i numeri, a provare a darsi, a rendere i contenuti una strategia, una cornice, significa noi siamo questo territorio, noi ci mettiamo a disposizione di un'architettura istituzionale riformata, svuotata di alcuni sprechi enormi che Mamma Regione produce, solo 1,1 miliardi l'anno di stipendi caricati sui 23.000 dipendenti regionali, senza parlare di tutto quello che produce e quello che partecipa. Allora da lì si riparte, si liberano risorse, si fa una strategia regionale siciliana, perché oggi è talmente piccola la Sicilia in un sistema globale che è impossibile, inimmaginabile pensare a racchiudere la nostra identità in un centimetro quadrato. Allora capire cosa vuole fare la Sicilia da grande, recitare i territori nostri con le proprie identità, con la sua storia, con l'archeologia, con la cultura, con tutto quello che può esprimere un potenzialità come quello che è il territorio degli ebrei. E inserito in questo contesto, tutti insieme, si inizia a ragionare dove verso e dove vogliamo andare. È finita la stagione che qualcuno pensi di votare leggi e buttarli in pasto ai territori, perché poi ci siano le contrapposizioni fra opposizioni e maggioranze, fra consigli e cittadini, fra circoli, associazioni e via dicendo. È finita. Dobbiamo avere la capacità di ripartire dal territorio, avendo le idee chiare su che cosa puntare e su cosa chiedere. E vi racconto che dopo il mio confronto con il direttore regionale a Bruxelles, e mi chiedo di riflettere, al di là dei fondi strutturali che non si spendono in Sicilia, e se si spendono si spendono male, perché non c'è una strategia, non c'è un progetto, non c'è un programma, e dispende di che sia. Io, comune di Canicattini, chiedo una piazza, la faccio, ma non serve allo sviluppo, non serve all'occupazione. Ma lasciamo stare gli sprechi della regione. Parlo col direttore siciliano a Bruxelles e mi dice, su 70 miliardi di fondi da spendere direttamente nei territori per creare sviluppo di mettere in moto strategie, dei 70 miliardi della Sicilia interviene per lo 0,1. E perché interviene per lo 0,1? Perché al di là di tutte le consapevolezze, di tutte le questioni che poi ci poniamo noi nei consigli comunali, perché le schede si scrivono in inglese, perché i progetti vanno presentati in maniera intersettoriale, perché i progetti devono essere interterritoriali, quindi allargarsi a quanti più territori, perché altrimenti non te li finanziano, perché i collaudatori sono tutti del nord Europa o al limite del nord Italia. Allora noi siciliani, noi che veniamo chiamati a fare politica nei territori, è arrivato il momento che il progetto che presentiamo dal basso e che iniziamo ad alzare la voce e a chiedere ai signori legislatori che è finita la stagione che possono parlare una legge senza dirci come fare. Io a ottobre potrei diventare un socio del consorzio, arrivare lì perché è stato stabilito per leggi che i consorzi già ci sono e sono quelli della provincia di Siracusa, trovare di 1.000 dipendenti, non poter dire come pago i 1.000 dipendenti, non pulire le strade, non pulire le scuole, non dare servizi ai disabili, e parlare proprio al Parlamento che aspettando che una regione che ha già i bilanci
sotto i piedi, possa ripartire. Allora, giriamo una volta la città. Iniziamo a organizzarci cosa noi vogliamo da chi sta facendo le leggi e dove noi dobbiamo intervenire per fare in modo che tutto diventi integrato, con i progetti sovraccomunali, come tutto quello che può accadere sui territori. Dire oggi, e mi complimento con il lavoro fatto puntuale, fondiglioso, per dire, ma dirlo oggi è onestà intellettuale, che qualcuno sta tirando dall'alto un meccanismo che a mio modesto avviso non può funzionare. Ritengo, e chiudo, che se c'è in mente di fare il consorzio, e ci riusciremo, io in tutti. Ma se ci sono poi e si creano le condizioni, non so come, perché i pilastri economico-finanziari dicono altro, ma se ci sono le condizioni, dico che in una globalità complessiva, in un'Europa, nel mondo globale più grande lo facciamo il consorzio di area vasta, più possiamo economizzare i servizi, più impiantistica si riesce a costruire in maniera economica e più si può ridiventare e si può riavere la possibilità di far uscire le aree interne, perché vi voglio dire io la mia idea. La regione come la Sicilia entra in crisi perché hanno svuotato tutta la Sicilia interna e l'hanno buttata tutta sulla costa. Cioè hanno portato i sistemi produttivi, prima mandavamo solo le forze lavoro fino alla costa, adesso non mandiamo neanche forza lavoro nell'industria perché l'industria se n'è andata, noi siamo qua dentro a vivere e in Sicilia si vive per il 65% il prodotto interno è formato da spesa pubblica e il 35% di produzione di ricchezza. Allora, se non si ricollega tutto, io ritengo che Siracusa è una mia idea, al di là di quegli errori del passato della storia, un porto turistico, un porto commerciale di Augusta, collegare all'interno di un'area dove ci sono le potenzialità dell'aeroporto di Comiso, Ragusa, e tutta una serie di meccanismi, senza dimenticare che la Mare Monti da Siracusa, collegata internamente con Ragusa, può rappresentare quell'artere, quel cordone che collega le aree interne, quindi la cintura autostradale che ci collega all'esterno, la Mare Monti ci collegherebbe all'interno, Ragusa per servire tutte le aree interne che andrebbero completate. Questa è la mia idea di consorzio, sempre facendo una premessa, ho i miei dubbi che questa legge, che questa cornice sia riempita di contenuti. Grazie. Quindi sostanzialmente i tempi sono destinati a un
dilatarsi per quelle che sono le funzioni che aspettiamo tutti con decreto del assessoriale. Tuttavia, i 6 mesi decorrono. E allora io rifletto, questa è una legge innovativa secondo me, però nasconde di sotto in qualche modo il desiderio che nulla cambi, che nulla si muova. Perché faccio questa affermazione? Perché è innovativa nella misura in cui detta le regole generali per istituire liberi consorzi nuovi. Consorzi su una base territoriale diversa. È conservativa, e lo è particolarmente conservativa nella misura in cui mi rimanda ai decreti attuativi che non si fanno, ma non nel frattempo il tempo decorre. È conservativa nella misura in cui sostanzialmente mi dice quelle che per me erano le province e che io avevo opposito in qualche modo perché dovevo arrivare per prima, e ne dobbiamo andare anche a ricostituire perché qui non sta funzionando la cosa, cioè qui c'è qualcosa che non si sta capendo nel territorio, che c'è confusione. E allora quelle si chiamano liberi consorzi di comuni e sono costituite da tutti i comuni. Quelle che prima si chiamavano province, oggi si chiamano liberi consorzi di comuni, ma andate bene un passaggio, in un comma che tra l'altro non è a un capolinea, è messo subito dopo un altro comma, utilizzano le stesse risorse finanziarie o umane e hanno le stesse funzioni nel paese mese delle province di prima. Però ha detto bene Paolo, perché Paolo chiaramente che persona attende e guarda, dice sì, ma le risorse non ci sono più. Cioè può essere che già abbiamo economizzato lasciando le province di prima. Purtroppo vi devo dire che è così, cioè si sta andando avanti da quasi un anno con gli uffici delle risorse umane delle ex province, ma che sono chiusi dentro, che non riescono a fare attività perché non ci sono i soldi neanche per fare le missioni, e quindi quelle che sono i servizi che prima seguivano, quelle che erano le funzioni e le competenze che prima seguivano, in qualche modo ce le abbiamo scaricate nei comuni, che tra l'altro non abbiamo neanche risorse aggiuntive per i disabilità, per l'edilizia scolastica, e ne potrei aggiungere anche nel trasporto. Quindi innovativa, ma innovativa fino a un certo punto. Prendiamoci la parte dell'innovazione, perché io cerco sempre di guardare a quello che è l'aspetto positivo. L'innovazione c'è, ci consente di muoverci, ci consente di ragionare, ci consente di riflettere. Noi questa sera, grazie a questa assemblea, stiamo ragionando insieme, stiamo riflettendo insieme. Sicuramente ci daremo nuovi appuntamenti perché è necessario, diciamo, andarci con delle riflessioni, maturandole e poi riproporle, poi maturarle. Cercheremo la prossima volta di coinvolgere soggetti che in questa, diciamo, in questo momento non ci sono, di allargare la discussione nella comunità. Però devo anche dirti una cosa, io necessariamente devo sottolineare che il discorso necessariamente deve uscire dal comune, deve uscire dalle porte del territorio, perché noi siamo un comune, detto bene, a cavallo, però non voglio fare il cavallo sbizzarrito o il cavallo che a un certo punto non si riesce a trovare. Noi siamo un comune che per la posizione geografica e per la cornice designata e dettata dalla legge 8 possiamo sostanzialmente guardare dall'altro lato e da quest'altro lato e dire, beh, mi piace qua, qua non mi piace più perché c'è Arian di vecchio, voglio respirare aria. Io vi dico che personalmente non penso che dobbiamo ragionare in questi termini e dobbiamo fare capire che non possiamo più ragionare in questi termini. Io in un ragionamento responsabile di programmazione e serio di quello che può essere il futuro.
assessore di questo territorio, non posso non guardare a quello che fa il territorio in cui mi trovo. Cioè qualsiasi tipo di ragionamento non può prescindere dal territorio in cui ci troviamo. Noi ci troviamo in un comprensorio, ovvero siracusano, dove con grande fatica da 7 comuni, seppur piccoli, hanno fatto tanta strada insieme, e quindi non posso fare nessun ragionamento se prima sostanzialmente non capisco che cosa vogliono fare questi altri 6 comuni. Perché sono convinto che non si può eventualmente staccare e riaggregare a una nuova porzione di territorio o aggregare singoli frammenti di questo comprensorio. Io sono convinto che noi, proprio noi, che siamo a cavallo e che forse siamo in una posizione strategica dal punto di vista geografico, non per fare guerra, noi dobbiamo guardare ai nostri play. Perché siamo figli di un comprensorio che prima si chiamava ex zona montana e che potrebbe diventare il punto di forza in quello che è un ragionamento di contrattazione o di sostanzialmente misurazione con le altre municipalità, che io considero strategiche fino a un certo punto. Io voglio misurare con Nodo, con Modica, con Siracusa, con Ragusa, da territorio degli play della zona interna con varie dignità. Se questo è un ragionamento che gli altri iniziano a capire, pur nei difetti della norma, pur nei difetti della norma e nei ritardi voluti dalla regione, io, ma credo pure Paolo, credo voi altri, siamo disponibili a discutere e a discuterne in maniera seria. Perché è chiaro che prima inizia una discussione su queste basi, su basi di varie dignità, e poi passiamo ai ragionamenti successivi, che sono i ragionamenti di obiettivi programmatici che necessariamente devono essere subito dopo posti alla base delle dignità, e capire quali sono gli obiettivi programmatici che si vogliono mettere in campo con il nuovo consorzio delle politiche di area vasta, che vi portano a uno sviluppo dell'intero territorio, dalla costa all'interno, ma uno sviluppo omogeneo, proprio perché sostanzialmente noi siamo stanchi di subire. Di subire le vere che sono le imposizioni dalla regione, siamo stanchi e lo dobbiamo essere tutti, perché scientificamente, e nessuno mai ne parla di quelli che sono i nostri rappresentanti politici, sono state fatte scomparire quelle che erano le leggi e le risorse a sostegno delle aree interne. Le aree interne si spopolano anche per questo, perché se c'è della legge, c'è delle risorse per le aree interne, è perché in realtà abbiamo condizioni climatiche, condizioni orografiche che oggettivamente ci pongono in una situazione di marginalità. Ma noi della marginalità non ci siamo mai preoccupati, né tantomeno ne abbiamo fatto motivo sostanzialmente di lamento. Di questa marginalità noi ne vogliamo fare un motivo di potenzialità, come dice Paolo, l'ha detto in altri termini, potenzialità per quello che abbiamo e per quello sostanzialmente che pensiamo di fare. Perché un ragionamento di territorio? Perché i ragionamenti già sui servizi primari sono avviati. Cioè noi abbiamo già un piano preparato per i rifiuti, condividiamo i servizi sociali, abbiamo un'idea sull'acqua che ci ha portato a contrastare un'altra idea che partiva sostanzialmente dal litorale, dal capoluogo di provincia. Ma queste idee li possiamo applicare solo se ci muoviamo come territorio, li possiamo applicare solo se sostanzialmente abbiamo questa sintonia di condivisione degli obiettivi programmatici e ci andiamo a discutere nel quello che potrebbe essere un nuovo libero consorzio con quelle che sono le realtà che apparentemente sono le strategiche, apparentemente sono più grosse. Ma vi assicuro che molto probabilmente in termini di politica di sviluppo non sono così più avanti.
È stato citato nel caso, è stato citato l'agenzia. Sono risorse umane, sono professionalità del territorio che vanno utilizzate dicendo noi non siamo secondi a nessuno, neanche nel modo di intendere quello che può essere lo sviluppo futuro. E per questo che su queste fasi, io tra l'altro voglio dirti una cosa, non penso a un'aggregazione tra i due territori Siracusa e Ragusa solo perché dobbiamo contrastare la città metropolitana. Non lo penso. Perché se partiamo con questo presupposto, c'è un presupposto, diciamo, perdente, c'è un presupposto di scarsa lungimiranza e di scarsa visione politica e programmatica di quelli che possono essere gli obiettivi da porre ed eventualmente le cose da realizzare. Io sono convinto che noi dobbiamo riflettere attentamente sulle cose che vogliamo fare all'interno del nostro territorio, come li vogliamo fare, e poi ci scegliamo i soggetti con cui le facce, anziché farci scegliere, che questa è la cosa, anziché farci scegliere o lasciare tutto così mutato, ci scegliamo noi i nostri soggetti. È chiaro che è un percorso molto difficile, che è un percorso purtroppo che ci deve vedere a riflettere con una certa velocità. Ed è un percorso minato sia dalla norma, che da un lato la normativa non lo è, perché la norma, come dice Paolo, in effetti non fa capire quali saranno le risorse. Anzi, fa intuire un'altra cosa. Dice, guardate, che piano piano le risorse che arrivano non ce ne saranno più, cioè trasferimenti ce ne saranno sempre di meno. Quindi cercate un pochino di organizzarvi e di gestirvi quello che avete, di gestirlo nel migliore dei modi. Però, proprio perché in fondo capiamo che c'è questo ragionamento, allora i passi li dobbiamo fare con molta attenzione, perché rischieremo di creare un gigante con i limiti di argilla, perché poi se ci dobbiamo basare solo sulle risorse che abbiamo e se poi presi dall'entusiasmo mettiamo obiettivi programmatici molto ambiziosi, rischiamo di creare un qualcosa, una bella scatola che poi all'interno però non ha la forza per potersi diciamo proiettare verso il futuro e per poter proiettare queste nostre comunità verso orizzonti che siano sicuramente migliori rispetto a quelli che attualmente stiamo vivendo. Quindi permette questo incontro, ma sicuramente dobbiamo rivederci e dobbiamo stringere anche a livello di comprensore per fare quello che io dico, un giro di tavola, e capire che cosa ne vendono diciamo, i colleghi, le risorse attive delle comunità o comunque quelli che sono i soggetti attivi delle nostre comunità. Io poi non volevo dire tante altre cose, però mi rendo conto che questo potrebbe essere sufficiente come elemento di riflessione e come in qualche modo un auspicio per proseguire la discussione, magari in altre sedi e magari diciamo così con un numero di partecipanti maggiore. Quindi grazie a te. Consigliere comunale di Monica. Sì, intanto buonasera, grazie per l'invito e ringrazio intanto tutti quelli che già sono intervenuti, perché hanno esplicitato abbastanza bene sia la legge che ha delle pecche, e io sono pienamente consapevole che ha delle pecche, ma ripeto, se chi fa le leggi sono i nostri rappresentanti, poi ce lo sapete soltanto con noi, quando fanno una legge non voglio dire che dovevano inseguire qualcun altro che voleva pulire le province, ma hanno messo in moto un meccanismo affinché tolgono il nome provincia e resta il libero consorzio, che non sono altro che le attuali province, istituendo queste tre grandi città metropolitane, Palermo, Messina e Catania. Beh, l'opportunità però c'è dalla legge, ed è un'opportunità secondo me storica, secondo noi del Partito Democratico di Modena, che abbiamo cercato di fare questi incontri, e io ringrazio anche Paolo che è venuto, e quindi
che fino a poco tempo fa neanche ci conoscevamo. Quindi questa legge ci ha permesso di intavolare un discorso intanto come Partito Democratico, perché noi siamo partiti come incontri soltanto con il Partito Democratico. A Modica abbiamo già fatto un consiglio comunale aperto, dove è stato partecipato, dove il sindaco con la sua maggioranza ha già preso una strada, una decisione che è quella appunto di perseguire il nuovo libero consorzio del Val di Noto, del sud-est, come si può chiamare. Noi del Partito Democratico questa idea l'avevamo avuta, e quindi ripeto, siamo partiti già qualche mese fa in sordina, incontrandoci per cercare di capire la politica del Partito Democratico, qual era su questa legge, e se c'erano i margini per poter fare una politica unita di questi territori. Perché poi le leggi ci sono, non c'è nulla da dire. I finanziamenti, le risorse economiche saranno sempre meno. Ho qualche dubbio, ma ripeto, il mio personale, che accorpando le due province riusciamo a risolvere alcuni problemi. Credo che forse li possiamo, si potrebbero anche aumentare. Perché se nella piccola provincia di Ragusa, con tutto quello che diceva la legge, che avevamo soltanto un altro ambiente, non siamo riusciti in 12 comuni a fare una gara unica, e lo dico, ho fatto anche l'assessore all'ambiente, quindi i problemi ci sono. Forse è quello meno indebitato degli altri in Sicilia, ma non siamo riusciti a fare quello che la legge prevedeva quando ha pensato bene di fare l'altro ambiente. Ora, le SRL, quindi costruiamo un'altra nuova società che si deve occupare sempre della gestione dei rifiuti, l'altro ambiente lo mettiamo in liquidazione, quindi continuiamo a pagare, ne facciamo un altro. Pensate se questo altro ambiente lo mettiamo assieme a Ragusa e Siracusa o nelle altre aree, quello che può succedere. Ma questo qua, il discorso del libero consorzio, per noi è un modo per capire appunto se ci potevano essere le necessità, le esigenze di territori confinanti a poter fare, a pensare un nuovo modo di libero consorzio. Ha detto bene il giovane tra poco fa, dicendo appunto, questa è una delle vecchie della legge, o uno dei paletti che la legge ha messo, non solo i 180.000 abitanti, non deve diminuire i 150.000 di quelli in cui provengono i comuni che vogliono fare un libero consorzio, ma ha messo la continuità territoriale. Continuità territoriale senza specificare esattamente se un comune che non, di una ex provincia non voglia aderire a un nuovo consorzio, come quello nostro, cosa fa? Ti blocca esattamente quei comuni che vogliono fare un nuovo libero consorzio. Questa è una delle meglio, perché non lo specifica abbastanza bene. Se Ispica, che non ha una continuità territoriale con Ragusa, noi non possiamo fare il libero consorzio, perché bloccherebbe tutti gli altri, in quanto Ispica, la città di Ispica, il suo territorio, non sarebbe confinante con Ragusa. Questa è una delle cose in cui ha fatto mezzo dal punto a specificare, quindi sono alcune anomalie di quella della legge, però secondo me tutto questo ci ha permesso e ci permette di poter ragionare, quindi benvengono altri incontri, come ha detto il sindaco, magari invitando anche gli altri sindaci per capire come spiegare bene cosa si vuole fare. Perché i semestri di tempo già due ce li siamo mangiati, inutile dire, il decreto attuativo un altro mese saremo già per la regione, non ce l'ha ancora date, ma entro semestri i comuni che vogliono fare, vogliono costruire, vogliono provare a costruire il libero consorzio, dovrebbero fare quantomeno la delibera del Consiglio Comunale con una maggioranza qualificata dei due terzi. Allora abbiamo soltanto 4 mesi di tempo per poter ragionare. Bene diceva però anche il rappresentante sindaco Menta, dicendo bene, ma quali sono i programmi che possiamo mettere assieme per decidere se dobbiamo stare a un libero consorzio o no, o in un consorzio che possa accorpare le due province.